abbiamo percorso questa strada, molto difficile perché eravamo solo commercianti, da commercianti siamo diventati produttori, però una strada praticamente che alla fine ci ha dato anche delle soddisfazioni. Da piccolo mio padre mi portava sempre nelle serre a guardare il pomodoro, le piante, per cui ero molto a contatto con i produttori. Conoscevo un po', come si può dire, un po' di tutto, però non nei dettagli praticamente. L'immagine del pomodoro per noi è stata sempre una tradizione, più che altro, è una cultura. Piano piano abbiamo sviluppato questa azienda, più di 40 ettari solo noi. OP è stata una scelta, diciamo, di aggregare altre aziende che, insomma, credevano in questo progetto. Verso le 4 di mattina veniva mio padre, mi toccava, andiamo al mercato. Quanto costa questo pomodoro? Questa era la frase più utilizzata al mercato. C'è stato questo salto dal mercato alla produzione, quindi abbiamo, diciamo, fatto le nostre serre, ci siamo fatti il nostro prodotto direttamente in casa. Finito gli studi nel 2012 sono entrato, diciamo, operativo al 100% dentro l'azienda, in produzione. L'emozione cambia, perché cambiano anche i prodotti. Ogni anno ci sono prodotti nuovi ed è questa, diciamo, la bellezza della campagna. Facciamo diverse varietà un po' particolari anche di pomodori, tipo il camone, tipo datterini un po' più particolari, tipo i pomodori anche colorati. La selezione comunque la facciamo dalla piantina e quindi c'è una selezione lunghissima, infinita. E quando mi dicono, sembra la salsa di mia nonna, per dire, per me abbiamo vinto. Quello che mi ha trasmesso mio padre è serietà e precisione. Io onestamente quando sono qua mi sento bene, quando per necessità devo uscire dopo 3-4 giorni voglio subito tornare nel mio territorio, perché me lo sento mio, ci vivo bene in questo territorio. Abbiamo la storia, abbiamo il mare. Per me la bellezza è questa. C'è la natura e noi cerchiamo sempre di rispettare la natura.